Ciao bambini, oggi leggeremo È ora di andare a nanna. Jack e Alice stavano giocando in giardino quando udirono un suono che sembrava Cos'è questo rumore? Chiese Jack. Viene dal bosco, disse Alice. Andiamo a vedere. E se fosse lupo cattivo? Disse Jack. Voglio andare a casa. Non preoccuparti, andrà tutto bene, rispose Alice e prese Jack per la mano. Jack e Alice erano quasi arrivati al bosco quando udirono un suono che sembrava Cos'è questo rumore? Chiese Jack. Non mi piace per niente. Andiamo a vedere, disse Alice. E se fosse il lupo cattivo? Con le sue zampe feroci? Chiese Jack. Non preoccuparti, andrà tutto bene, rispose Alice. Jack e Alice stavano camminando nel folto bosco quando udirono un suono che sembrava Sfuacianna. Cos'è questo rumore? Chiese Jack. Siamo spacciati. Vieni da lì dietro. Andiamo a vedere, disse Alice. E se fosse il lupo cattivo? Con zampe feroci e zanne voraci? Disse Jack. Non preoccuparti, andrà tutto bene, disse Alice. Voglio andare a casa, disse Jack. Voglio stare al calduccio e mettermi il pigiama e rannicchiarmi sotto le coperte. Dobbiamo essere coraggiosi, disse Alice. In quel momento lo udirono di nuovo e questa volta era molto vicino. È proprio davanti a noi, disse Jack. Zampe feroci, zanne voraci, il lupo cattivo! Via! Urlò Alice, corriamo dritti a casa! Ma Jack non si mosse. Il lupo non è cattivo, disse Jack. Il lupo è una mamma. Ecco cos'era quel rumore. Mamma lupa sta cantando ai suoi piccoli per farli dormire. Guarda! Mamma lupa che canta i suoi cuccioli. Su tutto il bosco è scesa la notte, spande la luna, luce di latte. Soffici cuccioli, fate la nanna, dolce vi culla, voce di mamma. Va tutto bene, disse Jack. Poi fece un enorme sbadiglio. È ora di andare a nanna. E prese Alice per la mano. Jack e Alice attraversarono di nuovo il bosco. Dritti fino a casa. Poi si infilarono nei loro pigiamini caldi e si rannicchiarono sotto le coperte. E come soffici cuccioli fecero la nanna. Ciao bambini!